Si chiamava Will Joseph Cancel ed è stato il primo contractor, come si legge qua sul web, di nazionalità americana a morire per un paese che è per l'appunto l'Ucraina. È uno di quei tanti ragazzi che sono partiti dopo l'invasione proprio della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma in barba a quello che qualcuno può pensare, l'uomo in questione non era un ucraino e un russo, ma era, pensate, ripeto, un americano. È morto per l'Ucraina, una terra che non gli apparteneva, una terra che forse non conosceva neanche molto bene, ma che però ha voluto sacrificare, ripeto di nuovo, la sua vita per il bene della pace. Un sacrificio vero e proprio. La mamma, tuttavia, dopo aver saputo la notizia della dipartita dell'amato figlio, ha fatto sapere: il mio Willy stava facendo la cosa giusta, combattere per la Ucraina. L'uomo in questione lascia una bimba piccola e ovviamente la vicenda ha colpito anche Joe Biden, l'attuale presidente americano, dicendo: sono molto triste. È una vicenda questa incredibile e molto molto drammatica. Ecco, caro Joe Biden, caro Zelensky, caro Vladimir Putin, perché non vi mettete una mano sulle coscienze, ammesso e concesso che le coscienze voi le abbiate? Ok, perché non dire basta a questa guerra sbagliata, inutile, triste e che continua ancora oggi ad essere presente in un territorio martoriato come l'Ucraina? Non aggiungo altro, ai posteri la loro sentenza. Da Narrato Italiano è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti e Willy, che tu possa riposare in pace. Amen.